Buongiorno a tutti. Con questo video vogliamo provare a darvi delle pillole informative sul recente rinnovo del contratto nazionale del mondo dello sport. Il mondo dello sport che è caratterizzato da una prevalente presenza di lavoratori precari, i collaboratori sportivi, e di un piccolo pezzo di dipendenti, quindi con tutti i diritti. È un mondo che è stato sottoposto a una riforma complessiva che nasce da una legge proposta dal governo Conte 2, che però il governo Meloni ha completamente stravolto. Quindi la volontà nostra come CGIL di prevedere un percorso che portasse alla stabilizzazione e alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro, quindi ridurre, anzi abolire la precarietà, è un percorso che è stato completamente annullato dalle scelte fatte dal governo Meloni. Tuttavia, con il rinnovo del contratto, noi abbiamo voluto provare a tenere insieme questi due mondi, il mondo dei dipendenti insieme al mondo dei collaboratori, e l'abbiamo fatto in parte riuscendoci, prevedendo per esempio dei minimi salariali orari omogenei tra i dipendenti e i collaboratori, sulla base di una classificazione delle attività, una classificazione delle mansioni prevista e elencata nel rinnovo, uguale tra i dipendenti e appunto le collaborazioni sportive. Quindi in questo modo non solo si dà la certezza della mansione anche ai collaboratori, ma anche, no, un riconoscimento economico salariale stabilito e quindi soggetto anche a quel principio di aumenti salariali che finora ha riguardato solo dipendenti. Quindi non a caso è previsto un incremento del 25% per i collaboratori, diciamo sì, a riconoscimento di quegli istituti che i collaboratori non hanno, le ferie, i permessi, la tredicesima, eccetera, 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 ma è previsto anche un aumento salariale medio di 200 euro, di cui 100 già dati ai dipendenti nel 2023 e ulteriori 100 che verranno erogati in tre tranche 2024, 2025 e 2026. Quindi con questa modalità abbiamo equiparato la voce salario sia dei collaboratori che dei dipendenti. Oltre a questo ci sono altri istituti che sono previsti dal rinnovo del contratto, a cominciare dal rafforzamento degli enti bilaterali per passare a enti per la gestione della formazione, ma è anche importante per i dipendenti il fatto che da oggi fino al 2029 verrà riconosciuta ai dipendenti assunti dopo il 2015 la quattordicesima, stante il fatto che chi è stato assunto prima del 2015 la quattordicesima già ce l'ha. Quindi è un'operazione anche di regolarizzazione di un doppio regime salariale determinato appunto dalla presenza assenza della quattordicesima. Inizia un percorso e al 2029 questo percorso si conclude con l'equiparazione della voce della quattordicesima. Ultimi punti importantissimi per i collaboratori sono quelli relativi alla situazione sugli infortuni sul lavoro, inizialmente prevista nella proposta fatta dalla CGIL al governo Conte 2 e approvata dal governo Conte 2, poi incredibilmente abolito dal governo Meloni, e quindi oggi i collaboratori non hanno assicurazione sugli infortuni. Questo è un tema importante che dobbiamo cercare di affrontare insieme, sindacalmente, insieme, diciamo, nel confronto, trattativa con i datori di lavoro. Ultimo suggerimento, sempre ai collaboratori, quello di non firmare niente mai. Perché? Perché la tendenza di alcune società sportive è quella di provare a sostituire la collaborazione sportiva con la partita IVA.
Ecco, è il modo per perdere tutti i diritti, tutto ciò che vi ho spiegato fino adesso, e quindi buttare alle ortiche un lavoro di lotta e di contrattazione che come CGIL abbiamo fatto. Tutto questa roba qui che in maniera sintetica in pillole vi ho elencato, ovviamente siamo disponibili a spiegarlo al telefono, per mail, nell'assemblea, perché anche le assemblee, con il nuovo contratto, sono una titolarità, un diritto anche dei collaboratori sportivi. Quindi non solo dipendenti possono partecipare a assemblee retribuite all'interno del luogo di lavoro in orario di lavoro, ma anche collaboratori e collaboratrici possono partecipare e sanno e sono assemblee retribuite fino a un massimo di 12 ore annue. Quindi ci telefonate, ci scrivete, ci chiamate per fare assemblee, ci vediamo in orario di lavoro, ci vediamo fuori, e poi ci sono i nostri social ai quali potete ovviamente rivolgervi per avere tutte le informazioni del caso. Ecco, noi siamo qui, utilizzateci, siamo a disposizione, perché solo con il sindacato, quantomeno a livello di informazione, è possibile avere chiarezza e poi appunto fare ciò che si ritiene giusto e utile fare. Buona giornata.